in mare la bottiglia non ci finisce da sola, purtroppo siamo noi. La plastica, secondo me, non è proprio il male assoluto. Non vedo la plastica un elemento che terminerà a breve. Plastica, male assoluto dell'ambiente, campione di una quotidianità alla quale rinunciare o elemento attraverso il quale intraprendere un percorso di profondo cambiamento in chiave sostenibile? Con questo docufilm, prodotto da Confartigianato Imprese e Territorio, iniziamo un lungo viaggio nel mondo della plastica. Esploriamo le aree di innovazione, ambiente e responsabilità sociale che stanno trasformando un settore chiave per l'economia, sia a livello territoriale che nazionale. Per capire cosa succederà, che futuro ci aspetta, abbiamo ascoltato le voci di docenti universitari, imprenditori e altri esperti nel settore plastico. Assieme a loro abbiamo voluto, senza preconcetti, comprendere come l'industria stia rispondendo alle sfide ambientali, specialmente quelle imposte dalle normative europee. Due temi centrali. Il primo è chiaro, la plastica non è il problema. Il vero problema è l'uso irresponsabile e la mancanza di consapevolezza ambientale di molti di noi. Il secondo tema è altrettanto cruciale. I materiali e le tecnologie che usiamo devono evolvere. Ci troviamo alla soglia di un cambiamento che richiede non solo l'adozione di tecnologie più sostenibili, ma anche un impegno collettivo per indirizzare il settore verso un futuro più green. Ma allora, la filiera è in un momento di grande cambiamento, cambiamento che sta iniziando ma che proseguirà nei prossimi anni in maniera rilevante. Chiaramente tutto quello che è successo, il tema del Covid ma anche il tema delle tensioni tra i blocchi, sta cambiando il modo con cui le aziende approcciano il tema filiera. Si è parlato molto di avere filiere più corte, si è parlato molto di reshoring, quindi queste sono azioni e cose che stanno succedendo evidentemente. Allora, il tema della filiera ovviamente per l'Italia è estremamente importante, perché l'Italia ha molte piccole e medie imprese. Da sole le piccole e medie imprese non riuscirebbero ad avere una competitività e una massa critica sufficiente. In realtà, quando noi vediamo queste imprese collegate in filiere, riusciamo a capire come mai l'Italia si pone sempre ai vertici delle posizioni internazionali su molti prodotti, pur avendo appunto delle dimensioni ridotte. E non sono solo delle filiere. L'Italia, quando noi guardiamo, produce praticamente tutti i prodotti che si possono immaginare e per tutti i prodotti c'è anche tutti i produttori di beni strumentali. Questa è la forza, no? E che quindi crea un ecosistema per cui il produttore di prodotti, dialogando con il fornitore di macchine, suggerisce le necessità, il fornitore di macchine ha dei clienti sofisticati che quindi possono dargli degli stimoli interessanti per produrre nuovi strumenti che poi venderà in tutto il mondo. We'll be right back.
La filiera gioca un ruolo cruciale, in particolare nel supportare piccoli imprenditori. Solo attraverso unità e collaborazione possiamo superare queste sfide e costruire un futuro più verde. Avere sul territorio diverse aziende che sono di questo settore ci permettono di collaborare anche con le aziende qui vicine, quindi sono diverse aziende produttive, quelle aziende che producono la plastica vera e propria, che, con cui riusciamo ad avere una partnership, una consulenza per poter poi consigliare al meglio i nostri clienti. Le multinazionali per cui noi lavoriamo sono leggermente sono di diverso tipo. Abbiamo sì multinazionali ma orientate alla produzione, dove c'è ancora un confronto diretto quasi come un normale cliente della zona, quindi capiscono le problematiche, chiedono soprattutto qualità della produzione, rispetto delle tempistiche, che è il punto di forza di un'azienda come la nostra, come chi lavora in questo settore. Cioè, non solo il discorso economico, che sicuramente rimane ha una componente elevata, però il fatto di garantire dei servizi, proprio perché essendo multinazionali a loro volta vendono i prodotti all'estero, viene richiesta una precisione, una puntualità. Poi ci sono anche invece alcune aziende dove solo, anche multinazionali, dove rimane solo il puro aspetto economico, quindi si va a guardare solo chi è il fornitore che può far risparmiare, che può dare un prodotto meno economico, a volte anche a scapito della qualità, diciamo, dipende un po' il settore di appartenenza. Noi cerchiamo di rimanere nel B2B perché comunque l'estrazione è, anche se è piccola, ma è di tipo industriale. Ogni tanto ci piace anche arrivare in fondo alla filiera e parlare direttamente col consumatore, per cui però cerchiamo di rimanere su un B2B. Lavoriamo per quasi tutta l'Europa, quasi tutti i paesi d'Europa che fanno circa il 50% del nostro fatturato, e poi ovviamente per l'Italia. Diciamo che il processo industriale, la nostra filiera produttiva è molto semplice, è già quasi tutta circolare, perché tutto quello che si produce può essere riutilizzato, quindi già di per questo tecnicamente è sostenibile, cioè non si spreca quasi nulla. Anche adesso stiamo intraprendendo un percorso di certificazione per la plastica, ma sostanzialmente è un primo pezzo di identificazione della filiera. Io direi che sì, il processo di crescita di un'azienda deve per forza di cose coinvolgere anche tutta la catena a monte, perché facciamo parte del medesimo ecosistema. Noi abbiamo sempre più una clientela di tipo multinazionale, quindi una clientela sempre più esigente sin dai primi approcci commerciali, quindi non solo una clientela esigente dal punto di vista tecnico, quindi della tipologia, dello scopo di fornitura di per sé stesso, ma anche tutta la parte contrattualistica, la parte legale, la parte di messa in servizio, la parte di assistenza post vendita e di misura delle performance della macchina stessa. Oggigiorno si va a qualificare il fornitore non solo per prezzo e performance, ma anche per sustainability sicuramente, e per struttura e organizzazione aziendale, per garanzia di continuità e per la qualità del servizio che viene offerto. Il futuro delle materie plastiche, del nostro tipo di materie plastiche, sono quelle che durano nel tempo, quindi non sono usa e getta, non sono imballaggi. Sta andando verso una sempre più integrazione tra i produttori e che producono e vendono le materie plastiche sul mercato e quelli che noi chiamiamo terzisti, cioè l'outsourcing che noi utilizziamo affiancandolo alla nostra capacità produttiva. Perché quello che noi chiediamo è una produzione di alta qualità, e quindi quello che dobbiamo estendere sostanzialmente è il nostro sistema di qualità, il nostro sistema gestionale ai nostri fornitori e ai nostri terzisti. I nostri fornitori sono tutti grossi fornitori, perché sono tutti importatori di materie plastiche, perciò grosse aziende che o producono o importano
le materie plastiche. Con i nostri clienti, noi spaziamo da clienti molto piccole e aziende anche molto grosse. Con il cliente piccolo c'è un rapporto di, magari anche telefonico, di personalizzazione del prodotto in base alle esigenze del cliente finale. Invece con le aziende più grandi c'è un rapporto di lavoro più asettico. Diciamo questo, che noi, le nostre aziende ci impongono magari dei tempi stretti di lavorazione, perché le loro esigenze sono queste. E noi siamo molto, azienda piccola e molto flessibile, e ci si adatta a queste richieste. Da una parte Lati è un'azienda che ha la fortuna di avere clienti molto internazionali strutturati nel settore elettrico, per esempio, per quanto la spinta della sostenibilità forse è arrivata dopo nel business to business rispetto al business to consumer. Oggi abbiamo dei clienti che sono molto sensibili a queste tematiche e quindi selezionano i propri fornitori sulla base del loro rating di sostenibilità, quindi chiedono a Lati di essere sempre più sostenibile, per cui per noi i nostri clienti, i clienti più strutturati internazionali, sono quelli che ci hanno dato la spinta a migliorare sul fronte della sostenibilità, sia in termini di rendicontazione, perché Lati è un'azienda familiare che ha nel suo DNA la corporate social responsibility, la sostenibilità, ma insomma ha dovuto fare un percorso anche per saperla raccontare, questa sostenibilità. Sul fronte dei fornitori abbiamo anche lì una situazione molto diversificata, dove abbiamo anche lì multinazionali già strutturate che possono rispondere in maniera molto positiva alle nostre sollecitazioni, ma abbiamo anche aziende più piccole che possono trovare in noi invece a loro volta una fonte di ispirazione, per cui con queste aziende c'è un dialogo e c'è un indirizzo, una guida sul come muoversi anche per far fronte a una sfida crescente che è quella della compliance, quindi di conformità, no, dei prodotti. Cioè bisogna essere strutturati per provare la conformità dei prodotti. Dall'altro canto c'è un'esigenza di burocrazia, no? Cioè, quindi questa compliance si porta dietro tutta una serie di documentazioni, di lavoro approfondito, di studio, e non sempre le aziende più piccole sono strutturate per poter far fronte a questa sfida. Noi nella filiera delle materie plastiche siamo a metà, perché noi siamo dei trasformatori, perché il nostro prodotto finale è il core business, è un semilavorato di materie plastiche, barre, lastre, tubi. La nostra filiale di Parma, per esempio, ha come cliente la Barilla. Il rapporto è tanto semplice quanto complesso. Principalmente siamo terzisti, perciò come tali dobbiamo essere degli elastici e, oltre che essere molto flessibili, adattarci a quelle che sono le richieste del cliente e del mercato. Più si è capaci ad interpretare queste richieste e migliore è il risultato. Ovviamente il tutto è proporzionato a quello che è il prezzo, perché il mercato fa il prezzo e di conseguenza si deve adeguare. La collaborazione con grandi aziende è molto importante e non bisogna più essere visti come fornitori, ma bisogna approcciarsi come partner di queste grandi aziende. Questo serve per riuscire a dare il miglior prodotto al miglior prezzo. Alcuni nostri importanti clienti ci hanno chiesto delle collaborazioni molto più intense e addirittura con quelli più tecnologicamente avanzati siamo riusciti ad interfacciarci con i gestionali per monitorare quella che è la qualità dei prodotti, per monitorare quelli che sono gli andamenti degli ordini e tanti altri processi. Perciò ci sentiamo parte di questo progetto. Quello che conta tanto per noi con il discorso dei fornitori è la programmazione, ovviamente la capacità di non far mancare il materiale occorrente per le lavorazioni, ma in realtà più che il fornitore è proprio il rapporto con il cliente quello più importante a livello di interfaccia. Presumo che più andremo avanti e se si vuole crescere è necessario riorganizzare gli spazi e istruire il personale per riuscire a soddisfare sempre di più le richieste del cliente. Quindi aziende che prima prediligevano solo fare 1 milione di pezzi l'anno e i 100.000 li davano fuori da fare,
adesso fanno anche 10.000 pezzi l'anno, cosa a cui eravamo preposti noi. Il problema è che avendo solo prodotti miei, io sì faccio da magazzino, però io non so mai se il giorno dopo me li ordinano le cose. La strategia è quella di tenere il magazzino il più vuoto possibile, col problema che se il cliente non è contento perché non c'è la merce, dall'altra parte magari c'è un'altra azienda che ce l'ha. Capita di dover aiutare dei fornitori in difficoltà per n ragioni. Innanzitutto è buona cosa equilibrare la quota parte di fatturato dei fornitori nei confronti di Bandera e nei confronti di terzi, perché se si sbilancia troppo le aziende medio-piccole al monocliente, poi si rischia che se si affrontano degli anni dove c'è una riduzione delle richieste, poi il fornitore faccia fatica a sopravvivere, le manchino le energie. Poi si può lavorare sui termini di pagamento, si può lavorare su n aspetti per aiutare i fornitori. Certo è che sempre più bisogna anche trovare poi dei fornitori alternativi, cercare e validare dei fornitori alternativi. Non fosse altro perché in periodi di forte richiesta, e come è il periodo che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, con dei lead time di consegna molto lunghi, avere più di un singolo fornitore aiuta anche a distribuire meglio il carico di lavoro. Le piccole imprese possono trovare degli spazi nella misura in cui continuano ad essere flessibili ed orientate al servizio. E ovviamente in una logica di filiera noi ci possiamo anche fare da capo progetto per aiutare le aziende più piccole anche ad evolversi. Sicuramente, abbiamo detto, le piccole avranno grosse sfide su tutta la parte di compliance, dovranno necessariamente crescere, perché secondo me piccolo è bello se è servizio e se è flessibilità, ma talvolta manca la struttura per poter appunto far fronte alla compliance e anche appunto attrarre talenti e competere a livello internazionale. Il settore sta muovendo verso le 4 R dell'economia circolare: riduci, riutilizza, ricicla e ripara. Parole come bilancio di sostenibilità, audit ed emissioni sono diventate comuni nel nostro linguaggio quotidiano. Questo vale sia per le grandi imprese che per le piccole. E ora è tempo di agire. Dobbiamo concentrarci sulla trasformazione tecnologica e sulla formazione del personale. Sì, ci sono incertezze, soprattutto riguardo normative in evoluzione e preoccupazioni di competitività. Il settore della plastica, come tutti gli altri settori della nostra economia, va certamente verso una maggiore integrazione con i dettami dell'economia circolare, le famose 4R, redesign, repair, reuse e recycle. Questo è essenziale perché il settore si possa sviluppare in modo organico. Si tratta di una vera e propria rivoluzione dalla quale ci attendiamo notevoli benefici sociali, ambientali, economici, e che andrà affrontata senza ansie, ma con molta determinazione e serietà, utilizzando tutti gli strumenti tecnici e metodologici di cui disponiamo. Il mio consiglio è quello di dotarsi al più presto di tutte le competenze necessarie per gestire la sostenibilità, sia per quanto riguarda i processi produttivi che per quanto riguarda i prodotti. Esse saranno presto chiamate a rispondere all'impatto dei loro prodotti sull'economia circolare attraverso il cosiddetto principio della responsabilità estesa, e questo richiederà prontezza e consapevolezza. È una nuova sfida che si affiancherà a quelle più note della volatilità dei prezzi delle materie prime e dei prezzi dell'energia, alle quali siamo stati bruscamente richiamati dai recenti avvenimenti. La strategia vincente sarà quella in grado di coniugare tutti questi aspetti e farli diventare parte della filosofia aziendale. Stiamo approcciando la transizione ecologica in termini anche di bilancio di sostenibilità, quindi stiamo facendo degli audit presso nostri stakeholder, andando a capire la percezione che gli stakeholder hanno di Bandera in termini di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Siamo compliance
con tutte le normative HSE, abbiamo delle figure dedicate che ci seguono per tutta la parte di emissioni, di environmental friendly. Tutto si accompagna a una forte digitalizzazione dei processi. In questi ultimi anni la plastica è stata un po' vista negativamente per una serie di problemi di inquinamento ambientale che non si possono negare. Ma noi che siamo all'interno, cioè questa cosa ci ha ovviamente spaventato, perché la plastica è il nostro cuore, è quello che ci dà da vivere, quindi vederla così negativamente è stato per noi un colpo. Dall'interno però capiamo che in realtà non è proprio così, cioè la plastica sì è un problema, ma non è proprio la plastica, è come noi la usiamo, quindi un uso buono, un uso migliore della plastica sarebbe fattibile, quindi, e permette di non avere un collo anche dell'occupazione, cioè questo settore, questa zona, senza la plastica avremmo della disoccupazione molto più elevata, quindi sarebbero anche questi problemi. Va sicuramente incentivato l'uso di plastica di seconda vita, quindi incentivare chi riesce a usare queste plastiche, quindi anche avere un aiuto da chi ci governa su queste politiche veramente di riciclo, di risparmio, potrebbe essere un buon segnale. Sicuramente è un richiamo totale da parte di tutti, dai più grandi c'è sicuramente più capacità di reazione, quindi sono sicuramente più avanti, e i nostri fornitori o clienti più grandi sono i più sensibili. Della sostenibilità io sento parlare almeno da 15 anni, soprattutto da chi è più a nord di noi, quindi torno a dire che sono argomenti che al momento mi sembrano abbastanza vuoti di contenuti, cioè si è capito che bisogna intraprendere un percorso, ma cosa fare di questo percorso ancora nessuno ha tanto le idee chiare. Io personalmente mi sono spaventata all'inizio perché è stato mal interpretato questo diktat dell'Unione Europea, dove si parlava di plastica monouso e invece ha coinvolto globalmente tutta la plastica, che invece non credo sia così coinvolta. Però l'opinione pubblica sicuramente si è svegliata, si è accorta che c'era un problema e lo sta valutando. Purtroppo questo prodotto, avendo un'alternativa di materiali che sono l'alluminio e l'acciaio, ha patito il fatto di essere in plastica. Quindi la preoccupazione rimane, perché la plastica è comunque un elemento, una materia prima sotto la lente di ingrandimento. Speriamo venga raccolta nel suo essere un elemento utile e che aiuta la vita quotidiana e venga un po' rivalutata. Sì, allora, beh, sebbene le materie plastiche siano spesso ingiustamente demonizzate perché si associa appunto il loro scorretto utilizzo, no, a un inquinamento ambientale che deriva però appunto da un comportamento delle persone più che ovviamente dalla natura stessa delle materie plastiche, per noi la spinta alla sostenibilità è un'opportunità, perché Lati appunto ha questa storia importante di quasi 80 anni nell'ambito dell'economia circolare, per cui noi siamo in grado già nelle nostre formule di offrire un contenuto minimo di materiale riciclato in formula, e comunque ovviamente le nostre applicazioni vanno anche a sostenere quello che è la transizione green, perché Lati ha materiali talmente tecnici che trovano applicazione per esempio nell'auto elettrica, a supporto delle energie rinnovabili e delle tecnologie all'avanguardia per sostenere appunto per far fronte anche al cambiamento climatico. Per cui direi che le nostre plastiche hanno il vantaggio di nascere in economia circolare, essere durevoli, e quindi ovviamente anche la durabilità dei componenti e dei materiali è la legge numero uno dell'economia circolare, e abbiamo poi tutta una serie di materiali tecnici che possono sostenere la transizione. Già nell'86 si recuperava parecchia plastica, perlomeno si è sempre recuperata la plastica, non si è mai buttato via niente, anche dalla nostra azienda, anche i nostri scarti di lavorazione venivano rimacinati e rigranulati e riportati in vita.
Perciò adesso si sente parlare di plastica di seconda vita, ma è una cosa che noi abbiamo sempre fatto sin dall'86, perché la plastica appunto non si butta, è sempre rigenerabile. La transizione ecologica, sacrosanta, è un processo che soprattutto in questa regione del mondo era comunque avviato senza una, diciamo così, tagliola di tempistica. Il fatto di aver messo una tagliola di tempistica porterà a delle disfunzioni nel sistema abbastanza importanti. Quindi dovremmo essere preparati a trovare soluzioni innovative. Abbiamo scelto come Europa di fare questo passo, che è giusto perché siamo i più ricchi del mondo, forse anche i più ricchi degli americani da sotto certi aspetti. Però ci stiamo facendo un po' male, mettendo un'ideologia in toto davanti al pragmatismo. Consumare meno energia è un mio obiettivo da sempre, non è che me lo devono dire gli altri. Secondo me, io lo dico apertamente, c'è tanto, anche nel nostro settore tantissimo, c'è tanto greenwashing. Adesso è una parola che va di moda, ma mai vero. Cioè, noi siamo attenti all'ambiente. Lo pubblicizziamo poco, forse, anche perché secondo me quello che deve cambiare è l'approccio dell'utente finale. Essere attenti all'ambiente vuol dire anche comprare un prodotto che magari, io perché lo faccio dico che ha un difetto microscopico, che magari il cliente finale anche lo vede. Ma noi che lo facciamo lo valutiamo come un difetto e quindi lo buttiamo via. E quindi creiamo scarto di materia plastica. Questo, ripetuto, per migliaia di pezzi anno ne fa di scarto. Presumo che le politiche di contenimento siano già state attuate, in quanto il problema è reale, c'è, e riguarda più che altro alcuni settori merceologici, soprattutto il settore dell'usa e getta. Per quanto riguarda la nostra realtà, presumo che ovviamente non ci tocca in prima persona perché noi produciamo manufatti con tecnopolimeri, perciò che hanno una vita molto più lunga rispetto a un prodotto che sia usa e getta come può essere il settore alimentare. È importante dare una svolta perché comunque sono convinto che una regolamentazione chiara debba essere fatta e fatta rispettare. Non penso che la plastica possa essere così facilmente rimpiazzata, anzi sono convinto che più andremo avanti più si creeranno tecnologie nuove per la trasformazione e più tecnopolimeri compariranno sul mercato, addirittura, come è già successo, in sostituzione di alcune leghe leggere o metalli. In FaberLab realizziamo principalmente i prototipi pre-produzione e i prototipi per lo studio di nuovi oggetti, nuovi prodotti da lanciare sul mercato. La fase di prototipazione è molto importante e farla con la stampa 3D permette di abbattere costi e tempi nelle prime fasi appunto di studio di un nuovo prodotto. In questo modo non si deve ricorrere alla realizzazione di mini stampi, ma si possono fare diverse forme in una volta soltanto, o nel giro di magari una settimana. Mi chiamo Roberto Carullo e sono un artista. Ho iniziato a fare questo lavoro con la materia plastica, con i polimeri, diversi anni fa, sono quasi casualmente. Realizzavo dei mosaici con i sassolini di quarzo e per caso mi sono imbattuto in questi pezzettini di plastica molto colorati, leggeri e belli da lavorare. E poi piano piano mi sono reso conto che è meglio abbellire le pareti che inquinare i mari, promuovendo innanzitutto il recupero. E poi, lavorando in tutto il mondo, do questo messaggio, cioè la plastica potrebbe essere anche un bene, non solo un male. E diciamo che in media ci vuole un mese per fare un quadro. Credo che tutta la plastica che viene
riciclata, quindi recuperata, si utilizzerà per cose utili o comunque piacevoli. Ho fatto 120 mostre più o meno in tutto il mondo, quindi negli Stati Uniti sicuramente è il mio mercato. A New York ho già fatto, mi sembra, 14 mostre. Ora mi ha appena preso un museo in Cina, tutto riciclato. Tutti i tipi di plastica, fondi di magazzini, plastica che viene poi rigenerata, io ritiro i fondi di magazzini e ci faccio quasi. La plastica, secondo me, non è proprio il male assoluto. Dire addio alla plastica non è la soluzione. Cambiamenti significativi sono all'orizzonte e ci serviranno professionisti qualificati per guidarci in questa transizione ecologica. Se non agiamo ora, il rischio è la chiusura di numerose imprese e un aumento della disoccupazione, un esito che dobbiamo assolutamente evitare. Il futuro per noi è una scommessa, nel senso che ci aspettiamo grossi cambiamenti nei prossimi anni, soprattutto sul tipo di plastica che potremo continuare ad utilizzare e nuovi tipi di plastica che saranno disponibili. Il settore usa e getta, penso che sarà sempre più difficile poter continuare a utilizzare le materie plastiche esistenti adesso, perché le politiche dell'Unione Europea sono nella direzione di andare a cercare alternative, quindi dobbiamo essere pronti con le nostre attrezzature a ricevere questi nuovi tipi di materiali. E infatti ultimamente stiamo già facendo delle sperimentazioni di uso di plastica di seconda vita per essere pronti a fornire un valido prodotto e un valido supporto ai nostri clienti. Penso che una figura fondamentale sarà avere una persona capace di seguire queste normative, quanto le procedure nuove che saranno richieste di certificazioni, perché non basta ad esempio usare, io uso un materiale riciclato, vengono richieste certificazioni al fine che sia effettivamente vero quanto dichiarato. Quindi una persona che segue tutto questo mondo normativo sarà fondamentale nel prossimo futuro. Tra 10 anni vedo delle cose simili ad oggi per quanto riguarda il nostro mondo, molto più consapevoli, cioè con tanta più chiarezza e tanta più consapevolezza. Vedendo i cambiamenti che ci sono stati da 86 adesso, non so proprio cosa aspettarmi, perché ci sono stati talmente tanti cambiamenti. Sicuramente si andrà sempre più verso le plastiche, chiamiamole con la virgolette, ecologiche. Ma come ho detto prima, le plastiche che facciamo noi far diventare una plastica ecologica. Questo sarà sicuramente il cambiamento. Ci saranno alcuni materiali che verranno abbandonati o sostituiti con altri, perché soprattutto nel settore del packaging, adesso poi quando partirà la Plastic Tax, avremo sicuramente dei cambiamenti importanti. Tutti parlano di utilizzare il riciclato, ma le aziende piccole non hanno accesso a questo tipo di plastica, se non in piccoli quantitativi. E poi i costi sono troppo alti. Perché la plastica è un materiale relativamente giovane, la storia della plastica si associa alla storia della nostra azienda. La nostra è un'azienda che ha quasi 80 anni di storia, la plastica avrà un centinaio di anni di storia, e se pensiamo agli altri materiali che troviamo nelle applicazioni quotidiane, sono materiali che hanno storie magari anche millenarie, quindi la plastica è giovane, è molto, nel nostro caso è una plastica molto tecnica, innovativa, che trova applicazione in beni durevoli, per cui direi che assolutamente può darci spazio per vivere, prosperare ancora altri 80 anni, se ovviamente troviamo delle applicazioni sempre più innovative anche per applicazioni etiche. Io credo che la plastica non verrà eliminata a breve, resterà sempre all'interno del nostro mondo, sia produttivo che prototipale. Sicuramente ancora quello che sta facendo adesso, sicuramente con tubazioni molto più performanti di quelle che vengono prodotte attualmente all'interno dei nostri stabilimenti, tubazione e raccorderia, però diciamo che il core business rimarrà questo. Non vedo la plastica un elemento che terminerà a breve,
dovrà solo essere ricollocata, riutilizzata in maniera appropriata. Come trasformatore non ne vedo la fine imminente, vedo soltanto il bisogno di acquistare un po' di consapevolezza, ecco. L'Unione Europea ha dichiarato molto chiaramente che non intende bandire la plastica, ma vuole spingere i produttori e anche i consumatori a utilizzarla in modo più sostenibile, in modo più responsabile. La plastica ha contribuito sin dagli anni 50 all'incremento del nostro livello di vita. Sarebbe impensabile eliminare la plastica e tornare all'età della pietra.